Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Ed eccoci! Buonasera. Ciao Bart. Buonasera, buonasera Valentina. Io e te. Sì. Stasera io e te. Diego aveva un impegno, io e la Vale, con un mercoledì davanti. E abbiamo anche un tema oggi, eh? Mamma, l'ansia che non lo capisco. Ma sì che lo capisco, magari non piace, ma non può non piacere. Oh mio Dio. Ma no, non può non piacere, dai. È carino. Ma molto. Vabbè, dai, cominciamo intanto con la sigla. Lo faccio. Fallo. Chopard. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar. La sera è cominciata. Chiudiamo la giornata. È tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera. Buonasera Mary Jane. Olè. Benvenuti a Pinocchio. Stasera il tema nasce da un ricordo che ci è venuto qualche giorno fa. Sì. E ho detto, ma sai che c'è? Questo è un bel tema. Vi racconto una storia. Una volta un'ascoltatrice ci raccontò di essersi follemente affezionata a una falena trovata a casa sua. Tra le due inizialmente non era proprio scattato l'amore, perché la falena ha un po' dalla sua quella roba di non essere bellissima. No, no. Adesso non so come fosse l'ascoltatrice, però comunque questa relazione parte un po' sul piede di guerra. Beh, la falena era sicuramente diffidente. Sì. Vatti a fidare. L'ascoltatrice dal canto suo diceva, mamma che brutta. Poi passa un giorno, passano due giorni, la falena sta a casa. Oh, si è affezionata. Sì. Si è affezionata. Ma tanto. Mi dava da bere tutti i giorni in un tappino dell'acqua. Sì, appena sveglia proprio, mentre metteva sul caffè, riempiva il tappino con l'acqua e la falena volava e beveva. Purtroppo la nostra che finisce un po' così, perché un giorno per sbaglio l'ha pestata. Sì. Però da lì abbiamo detto, ma scusa, ma fare un tema... Alla fine mi sono affezionato. Bellino. Non solo di falene, no, naturalmente. Oggetti, persone, che cose con le quali inizialmente il rapporto è ostico, no? Per estetica, per funzione, per qualche motivo, qualcosa, qualcuno non vi è piaciuto subito. Poi alla fine, ma sai gira che c'è? Ma alla fine gli vuoi bene. Ci proviamo. Proviamo. È il tema. Sì, però crediamoci un po' di più. Lo so, ma ho l'ansia che non attacchisca. Quindi oggi. Però se ci pensi tutti ce l'hanno, eh? Ma sì. Adesso se ci devo pensare io, cioè ci devo pensare un po'. Io sono accumulatrice, quindi hai voglia. Ne hai troppe. Io c'è, allora. Non so neanche bene come descriverlo, ma nei bagni di Radio DJ c'è il porta carta igienica. Che se lo guardi da un'angolazione, che è quella... Ma in quale bagno? In quello giù. Che se lo guardi da seduta, una parte, non mi ricordo se del porta carta igienica o del calorifero, ha un musetto tipo Snoopy. Ah. Com'è, come non è, in questi anni. Ti vuoi bene. Sì, sì. E è mi sembra esempio, che anche sai lui... Che, questo dopo quando scendiamo glielo chiedo. Ma sai che hai capito perfettamente il tema? Ci proviamo, ragazzi. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Eh no, è partito. Eh sì. Lo dico anche a Fra, sì. Perché io mi lamento con Fra, che ho paura quando... Ho paura che le persone non capiscono il tema o che non gli piace. Ah, è piaciuto? E invece è piaciuto. Allora, ragazzi, tantissimi... Il tema è, alla fine mi ci sono affezionato o mi ci sono affezionata. Tantissimi mi hanno detto mio marito, mia moglie. E ok, parliamo di oggetti, parliamo di cose, parliamo di persone. Esseri viventi, esseri in generale. Esseri viventi anche non. Sì, sì, sì. Per cui sì, certo, tutto il regno animale, le piante. Le piante. Le piante, come la Naomi. Naomi, ci sei? Sì. Ciao. Ciao. Oddio, che emozione. Amore, a chi ti sei affezionata alla fine? Perché era lì che mi guardava con tutti i suoi aghi. Era un cactus.
cactus. Okay. Veramente brutto. Okay. Dove? Perché i cactus riescono ad essere molto brutti. Madonna. Anche. Noi ne abbiamo tre in ufficio. Ma ciao, una gara tra i tre. E però io non mi ci sono affezionata. Tu? Ma io un po' sì. Sì. E per me è stato inevitabile perché diciamo è stato un regalo, non potevo darlo via, ho lasciato inizialmente, ho pensato di farlo morire lì perché dato il mio pollice nero magari poteva morire anche lui. Ma il cactus non lo freghi, niente. È lui che frega te. Esattamente. Certo. E mi ha fregata perché... In ufficio? No, in casa. Ah, ok. Com'è che ti ha fregata? Ogni giorno lo guardavo e... ci parlavo addirittura e poi alla fine mi ha convinto ad amare le piantine grasse. Infatti intorno a lui adesso ci sono tutte piccole piantine grasse che nel passare degli anni ho collezionato. Ma questa è una splendida favola di Natale. Sì. Qualcosa di magico. Sì. Ma non gli hai dato un nome? No. Perché l'ultima volta che ho dato un nome a una pianta è morta. Ah, ok. Quindi ci sono dei pregressi. A questo punto sì, ho preferito farmi gli affaracci miei. Comunque ora siete inseparabili. Assolutamente, mi manca tanto quando non lo vedo per giorni che sono fuori casa. Una ha scritto, amore. Una gazza che andava sempre sul terrazzo e gli rubava le robe, lo zampirone, faceva i scherzi, la odiava. Quando è partita col branco, che è, con lo stormo, è ritornata via, si è intristita parecchio. Amore, è così, perché l'abitudine crea legame. Esattamente. Va bene, Naomi, grazie. Grazie bacio a voi, allora. Un bacione, pagoda. Pagoda. Ciao. Salutiamo anche la Carolina che dice, io quando butto lo spazzolino da denti usato per sostituirlo con quello nuovo lo saluto. Amore. Sì, lo saluto, lo ringrazio per il lavoro svolto, mi affeziono leggermente a tutto. Che tenerezza, ragazzi. Qualcun altro però, quasi quasi vorrei chiamare, dice, se il tema fosse stato alla fine l'ho pestato avrei avuto un sacco di storie da raccontare. Varrebbe la pena, magari tra un po'. No, ma facciamo la puntata alla fine l'ho pestato. È più difficile, Però è bella anche quella, è bella anche quella. Dai, allora, al 347-342-5220, il tema è, siamo partiti un po' così. Alla fine mi sono affezionato. Oggetti, persone, cose, quel che vi pare. Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Oddio, scusate. Ecco. No, è troppi messaggi. È difficile stare dietro. E io che avevo paura. Il pubblico lo sapeva. Vabbè, dai, mi piace essere così insicura. Allora, 17:23, il tema di stasera è... Niente, alla fine mi ci sono affezionato. Sì. Per non dire brava, brava. Ci sono affezionato. Sì, ho capito. Ho tre messaggi. Anch'io ne ho un po', Vai. Era il 1996. Mio padre mi ha comprato la macchina nuova. Io non la volevo, non mi piaceva. Beh, è ancora lì. È il mio sole. Apro il garage, la vedo. E l'adori. Tutto si illumina. Affezionata a un calabrone. Ogni estate quando il sole cala, a ora di cena, lui passa, dà un'occhiata attraverso la grande finestra della cucina, mi saluta e se ne va. Mio marito lo guarda e dice, guarda, il tuo amico è tornato. Io penso che passi per salutarmi, anche se ho una paura folle, anche se solo a sentire il ronzio. Però mi piace pensare che passi a salutarmi ogni estate. Amore. Ciao Pinocchi, avete descritto il mio rapporto con il bimbi. Praticamente ho ereditato, diciamo, questo bimbi l'ho ritrovato dentro casa, ho tenuto chiuso dentro un armadio per anni e anni e anni, dopodiché mi serviva quello spazio nell'armadio, ho detto vabbè, sai che ce la metto fuori, e da allora me ne sono innamorata, tant'è che poi purtroppo quella persona mi ha abbandonato e mi sono anche ricomprata quello nuovo. Amore, beh, io ho un amico che a proposito del bimbi se lo porta in vacanza, non per usarlo, Per lo porta e va, per non lasciarlo a casa da solo. Mi ci sono affezionata dopo 55 anni a quel cespuglio indomabile che ho in testa. Piastre, lisciature, ne ho fatte di tutte. Mi sono arresa al cespuglio e ora quasi mi piace, è il mio tratto distintivo. Brava. Molto bene. Io ancora uno. Pagoda, Pinocchi. Io mi sono affezionata alla nostra coniglia Arturo,
che è arrivata nella Pasqua del 2017, a Pasqua 2017 con noi, e, diciamo che avrebbe dovuto rimanere molto poco, e beh, a Pasqua. E, però alla fine ci siamo affezionati. Ma poi, donna che si chiama Arturo, stupenda. È ancora lì, sarà grossissima. Grassa. Mi sono affezionato a una scritta su un cartello stradale sulla strada del mare, ai Lidi Ferraresi. Ogni volta che ci passo davanti la devo per forza leggere e dice: ciao, filo di grano. È bella, è bello, è stupenda. È bello affezionarsi un cartello, ragazzi. Eh sì. Ed è proprio un po' il tema di stasera. Tra l'altro, la Noemi di prima, quella del cactus, dicevo, vi dirò, mi sono affezionata anche alla lumaca che ho comprato per sbaglio, ma non voglio indagare perché non so come può avvenire che uno compri per sbaglio una lumaca. Non lo so. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:34 Radio DJ. Il mondo è strano, il mondo è strano, e chi ascolta Pinocchio ancora di più, un filo di più, sì, un filino. Il tema di stasera anche è strano, e cioè non è partita bene, non mi piaceva, poi mi ci sono affezionato, sì, e da lì poi magari c'è stata una separazione a suggellare quella sensazione, sì, no? La mancanza, lo sai cosa fa. Ti fa capire se vuoi realmente bene a una cosa. Al momento di salutarsi ti scopri affezionato. Per cui queste sono le storie che stanno arrivando, ne stanno arrivando molte, alcune veramente speciali. Intanto però partiamo da un audio. Sì. Ciao Pinocchi, io da 4 anni ho cambiato casa perché mi sono separata. Le piastrelle del bagno scelte dalla signora che abitava precedentemente da me sono nere, odiose, bruttissime, però come la vale, in un'angolazione di una piastrella ho intravisto praticamente come il ritratto di mio figlio. No. Ecco. Come ritratto. È stupenda sta cosa, però ti è sembrato o l'hai ritrovato? Cioè, solo una volta o tutta la vita? Ci sono già? Sono in linea? Sì, ciao. No, ci stava chiedendo, ma è capitato una volta sola che ci hai visto? No, no. Ah no, no, io ho inviato anche la foto, c'è la sua faccia. Oddio, mi hanno preso per pazza, ma io ti giuro. Sì, ma io lo sono. Però l'ho fatto vedere anche a lui, perché lui ha deciso di stare con il papà. Per cui niente, io la vedo, c'è. Ok, c'è, allora, dalla foto. Sì, devi. No. Allora, non sono riuscita a girarla perché è tutta. Cioè, devi girarla. Devi guardarla da sinistra. Ok. Cioè, io vedo gli occhi e la barba, perché lui ha gli occhi e la barba. Pensa un po', che io un po' folta. Un bambino. No, è grande, ha 25 anni. Okay. È grande. Che bello. E quindi tu, cioè, a quel punto le adori queste piastrelle? Sì, vedo lì. Cosa devo fare? Se odiarle non puoi. Non puoi odiarle. Non posso. Però è molto bella questa storia. Quindi tutto sommato alla fine queste piastrelle nere che tu non avresti, come le avresti fatto il bagno tu? No, io sono una da colori, le pareti fucsia, gialle, verdi, bagno nero non ci sta proprio. Però vabbè, allora. Ma da seduta vedi tuo figlio? sì, non è molto bella come scena, però. No, sì. Certo. Ma io mi voglio immaginare la volta che l'hai vista la prima volta. Spavento. Guardato e ho detto, ma. Adesso fammi vedere bene, ma lì c'è il Matteo, guardo bene, e ho detto, no, è proprio lui. Dopo lui mi ha detto, mamma, te non sei a posto. E ho detto, ma guarda se non sei tu. Ma infatti lui ha preferito andare con papà un po' per i colori delle pareti che scegli, un po' per quello che vedi nelle piastrelle. Ma va bene così. Ogni tanto ci parli con quella piastrella? Perché è sempre lì nell'angolo. Ogni tanto le dico non guardarmi troppo, insomma. Hai ragione però. È vero, brava Miriam. Sei un genio, grazie per averci. Raga, voglio chiederti solo un favore. Sì. Visto che io lavoro a Rebbicomo, voglio salutare tutti i miei amici del Rebbicomo. Ma certo, li salutiamo anche noi con piacere. Calorosamente. Grazie. Un bacio, ciao, Miriam. Ciao. Vedi le piastrelle. Guardate meglio.
Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, sono le 17.41, Radio DJ. Stiamo sentendo storie molto diverse una dall'altra. Ma tutte tenere. Tutte tenere. Perché parliamo di cose che inizialmente non ci piacciono. Un po' per come arrivano, un po' per come si presentano, un po' per la circostanza in cui per la prima volta ci mettono in contatto con loro. E poi ci si affeziona. Ma tanto proprio. Ma tanto, tanto. Proprio amore. Anche grandi occasioni di esperienza personale, Vale. Ti presento l'Elisa che ha il telefono. Elisa? Ciao. 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 Ciao Pinocchio. È una storia che ha dell'incredibile. Sì. Allora, lei un giorno compra l'insalata, il cesto di insalata, giusto? Sì, un'insalata. Ok. Pulendola, trova un bruco. Verde, mamma che bello che era, verde. Sì. Grande quanto? 2 centimetri? Ma sì, era bello cicciotto, quindi si vedeva che tanto. Non era. Sì, si vedeva che non era un verme, ecco. Cos'era? Un bruco. I bruchi, okay. Sì, quelli che. Della verdura. Era verde. Sì, un bruco. Ma quello con tante zampe, sì? Sì. Ok, di un bel verde intenso. Sì. Lei ha i bambini piccoli, dice, ma sapete che c'è? Lo teniamo. Ce lo teniamo, l'ha messo in una ciotolina con l'insalatina fresca, no? Sì. Chiusa la ciotola, che se no scappava. No, aperta. Voleva andare via. Sì. Poi, era lì sull'insalata, non aveva bisogno di scappare. Infatti aveva l'inizio, dove vai? Voleva conoscere il mondo. No. Quanto è stato? È un po'. Ma veramente un bel po', perché poi ho visto che non mangiava più, si era messo in un angolino, si è fatto la crisalide, quindi anche a livello scientifico per i miei bimbi è stato veramente interessantissimo l'allevamento. È diventato farfalla? Sì. È diventato una farfalla, sì, dopo era una falena. Che bella, ho detto, bellissima no. Perché ho detto, già dal bel verde che era, io mi aspettavo che venisse fuori una farfalla bella colorata. Certo. E i miei bimbi, visto che erano piccolini, hanno detto, dai che lo chiamiamo Kevin. E così abbiamo chiamato la farfalla Kevin. E ha vissuto in casa, perché era il periodo invernale, faceva freddo. Ha vissuto in casa una 15 giorni, dopo non l'ho più vista. Ma mi sa che non campano tanto. No, comunque ha fatto una vita della Madonna, proprio. Sì, è stato bello, perché poi abbiamo tenuto con i bimbi, ho tenuto un diario di quello che faceva. E poi l'abbiamo portato alle maestre anche quando l'abbiamo trovata morta, che allora anche i bambini. L'avete trovata poi? Sì, poi l'abbiamo trovata morta. Allora subito non volevo darlo alle maestre per questo finale, però le maestre hanno detto che è il ciclo della vita. Le maestre sono pronte, esatto. Più dei bambini dovrebbero essere pronte. Tu eri pronta? No, talmente non era pronta lei che aveva paura che le maestre rimanessero traumatizzate. Le maestre avevano detto: questa è matta. Col fischio anche. Comunque c'è gente adesso, perché leggo qui un po' di messaggi che arrivano, per esempio che la Camilla fin da quando è piccola si affeziona alle cose che gli altri non vogliono. Che tenera. Padre Giuseppe ha un esempio su tutti: costringevo mio papà a mangiare l'ultima cosa che restava nel vassoio, tipo ti prego papà mangia l'ultima polpetta, tutte le sorelle le abbiamo mangiate, lei perché nessuno la vuole? Ma tu nel frattempo cos'è che stai facendo? Io ho liberato la lavastoviglie. Che bella cosa. Ma tenendo il telefono con la spalla? Sì. Brava! Brava! Lei ha da fare le sue robe. C'è anche Flavio che si è affezionato a un rametto di rosmarino trovato in un gin tonic. L'ha piantato. Ha già 2 boccioli. Ma non ci credo. Sì. Poi bravo, ragazzi, ma guardate che siete pieni di talento là fuori, eh? Va bene, dai, ti lasciamo che adesso un bacio, Elisa, dai, asciuga bene i cari prima di metterli via, che poi fanno le macchie. Ok, brava. Ciao. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17.49, Radio DJ, il tema di stasera, siamo solo io e la Vale. Sì. E alla fine mi sono affezionata, potremmo dirlo di Diego, che stasera. Sì, infatti. Ma guarda, è arrivato un messaggio anche per noi, così. Forse adesso
Prova a metterlo? No. Comunque, questa ascoltatrice diceva all'inizio non ci piacevate. Poi e dai. Amore, adesso alle 17 vi aspetto. Come i Jackie, la attenzione ai Jackie, lo stesso per noi, grazie. È arrivato quest'audio. Ciao, sono Aria Zoe. Io ogni anno quando faccio il mio albero di Natale mi affeziono e non voglio più toglierlo, però quando torno a scuola Non c'è più. Me lo tolgono i miei genitori. Ciao a tutti. E noi l'abbiamo chiamata Aria di 8 anni. Ciao Aria, buonasera. Ciao. Allora, parliamo del tuo albero di Natale intanto, perché secondo me è stupendo. Ce lo descrivi un po'? Allora, aspettate, vado a guardarlo. Guardalo. Vado vicino a me adesso, no, vorrei discordarmelo. Ecco. Okay. Allora. Il secondo che lo accendo. Brava. Ma scusa, intanto ti faccio una domanda mentre fai tutte le operazioni. È lo stesso tutti gli anni o ogni anno lo cambi? No, è lo stesso, solo che aggiungiamo sempre cose nuove, una pallina nuova ogni anno. Chiaro, bellissimo. Quindi ogni anno c'è l'emozione di mettere una pallina nuova, ma anche l'emozione di ritrovare quelle vecchie. Sì. Allora, com'è? Sono anche biglietti di quando ero piccola, ho messo le cose che ho fatto alla materna. Quelle belle, quelle stupende. Sì. Poi certo. Dei giocattoli, io mi sono fatta anche delle chiavi finte, ovviamente. E me le ho appese sull'albero. Bello. Belle le chiavi finte. Come mai le avevi fatte? Delle case? Delle case o delle chiavi? Quando gioco con una mia amica. Scusa, non ho capito, sono delle chiavi finte o delle case finte? No, chiavi. Ah, chiavi? O occhiali? Quelle per aprire le porte? Chiavi, quelle per aprire le porte. Ok, chiavi. Sì, scusa che siamo un po' rimbambite io e la Vale. Comunque, ascolta, poi ci sono le lucine. Sì, però alcune quest'anno non le abbiamo messe per risparmiare. Bravi, amori. Però tanto l'albero è bello di suo, anche senza lucine. È stupendo. E poi ci sono quelle cose un po' brillantinose anche? No. Sì. Ho degli alberelli tutti luccicanti. Ok. Palline quelle classiche lisce ci sono? Il discorso è questo. Opaca, bella. Allora, il discorso è questo. Non è giusto, secondo me, che poi i tuoi, quando tu sei a scuola, lo disfano. Non è corretto. È vero o no? Invece è completamente vero. Però è giusto disfarlo a un certo punto. Ho capito, ma se finché piace, allora sarebbe più giusto che quando Aria dice ok, ragazzi, adesso si può togliere, lo tolgono, non che approfittano mentre lei è via. È vero. Ma magari lo fanno per non farti soffrire. No, ma che cosa? No. Ma io soffro di più brava, hai ragionissimo. Adesso poi magari noi chiamiamo anche tua mamma e glielo diciamo di non farla più quella cosa lì. Piuttosto che partecipi anche tu quando è da togliere a toglierlo, va bene? Ma c'è anche mia mamma qui. Allora la sgridiamo. Ma noi la sgridiamo e come, non ti preoccupare. Aria, è stato un piacere conoscerti. Un bacio forte. Radio DJ, la trovi anche in podcast. La puntata bellissima. Molto bella. Bellissima. Peccato che non ci sia Diego, guarda. Peggio per lui. Il tema è, alla fine mi ci sono affezionato. Cioè, quelle cose che magari partono male perché è non è esattamente quello che ci piace, che può essere una persona, un oggetto, una cosa, però poi alla fine e dai al momento di separarsene, proprio rivelazione, c'è un affetto, oppure anche prima, nasce un rapporto. Sì. Allora, per esempio, qualcuno dice Martina, il vecchio che in realtà non è vecchio, sembra vecchio e vive al piano di sopra, sta solo per qualche giorno a settimana per lavoro, ora che sono da sola non vedo l'ora di sentire i suoi passi sulla scala.
e la tele che va tutta la notte. Cara! La Marta ad agosto ha comprato una melanzana col naso, è ancora con noi, dice. Non mangio niente che abbia un naso. Che belle le melanzane col naso. Sono belle, sì. E poi c'è l'Anna. Oh. Anna, buonasera. Buonasera. Ciao, pagoda. Non sei sola, vero? Sei con la tua conquilina? No, sono sola perché purtroppo è al lavoro. Purtroppo, per fortuna. Ok, loro due vivono insieme. Sì. E alla fine, dai e dai, a cosa vi siete affezionate? Allo scarico rotto. Ah, ma rotto del bagno. Rotto? È rotto, non va. Allora, è rotto il bottone. Mm. Perché noi siamo universitari e quindi viviamo in una casa un po' vecchietta. Certo, a voglia. Piena di mille acciacchi. Sì. E ci si è rotto lo scarico. Ok. Io vi giuro, non so da quanto tempo. A me sembrano 2 anni, ma non sono 2 anni, saranno 2 settimane. Però non ci è chiaro. Rotto il bottone. Però non va. Ma sì, non va. Però ci siamo affezionate anche all'idea di poterlo riparare da sole. Questa è la prima fase. Cioè, da una parte c'è questa illusione di poterlo riparare voi, però non ci avete ancora provato. No, ci abbiamo provato a ripararlo. Niente. Ma come fai? Cioè, dove... È un gancio. Un gancio. Allora, ci siamo arrampicate per provare a tipo buttare giù il galleggiante e far scendere l'acqua. Ma niente. Ci siamo riuscite, però poi comunque il bottone non va. Ok. Poi su YouTube abbiamo trovato dei video. Ok. Ci dicevano di smontare il pulsante e con una peretta da clistere che non avevamo. Quella fa sempre comodo a casa, te lo dico da vecchia. No. Lo so, ma io non ne ho bisogno. Mai dire mai. Mi aiuta. No, vabbè. Confessione. Si voleva però in sostituzione di una peretta una siringa che la mia coinquilina, essendo ipocondriaca, aveva tutto. Okay. L'abbiamo usata ma non ha funzionato. E adesso la mia coinquilina Marzia ha trovato un'altra sistemazione. Praticamente smontare il bottone, ripulirlo, ricospargerlo di grasso e poi provare. Ma ragazzi, ma forse avete visto dei video sbagliati, sai? Perché idraulico sarebbe un terzo incomodo. No, cioè, no, no. Una fissazione. A parte che a loro due piace tirare queste secchiate di acqua dentro, esatto, che proprio sì, gli dà un senso di liberazione. Sì, perché poi l'acqua calda, abbiamo scoperto che pulisce il bagno, che è una meraviglia. Quindi c'era un'incrostazione che non era nostra. Uno spreco d'acqua. Forse era qui da 20 anni, cioè, che non c'è più. Ma pensa te la vita della morte. Beh, incredibile. È una cosa è molto bella, è stupendo. Non fate la stupidaggine di aggiustarlo a questo punto. No, infatti. Poi, il giorno che andrete in una casa con lo scarico che va sarà una cosa veramente assurda. Ma vi affezionerete anche allo scarico che funziona, sono sicura, Anna. Può essere. Sì, oppure lo O lo rompete per continuare questa vostra tradizione. Molto molto brave. Un abbraccio anche alla tua conquilina. E un bacino al bottone. Sì, un bacino al bottone. Sì. Ciao. Ciao. Ciao, bella. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Cosa vuol dire normale? Qualcosa che noi che facciamo Pinocchio abbiamo dimenticata. Non ci interessa neanche più. Ci siamo affezionati alle stramberie nostre di chi ci ascolta. Oggi il tema della puntata è: all'inizio non mi piaceva, ma alla fine mi ci sono affezionata o affezionato. E al 347-342-5220 piovono messaggi audio e non. Partiamo da questo. Pinocchi, vale affezionarsi ad una cavalletta che ho qui davanti al negozio e non capisco addirittura se è morta perché gli sono andate via le zampine e soprattutto gli ho anche fatto la copertina con la sabbia sul vaso. Vale? Vale la mia Geltrude. Geltrude? Ma poi vale. Vale, come fa a non valere? Perché il mondo, no. Ma anche vale? Mondo animale? La Sabrina al telefono, Sabri. Ciao. Dai, ciao. Affrontiamo il problema. Sei in negozio adesso? Sì, sono qui in negozio. E lei è sdraiata dentro, fuori, coperta dalla sabbia? Praticamente sì, ho 2 vasi e Andiamo insieme, dai, andiamo un attimo.
come andiamo? È vicino a lei. È qui coperta dalla sabbia. Ma l'hai sepolta, viva, eh? No, la testolina è ancora fuori. Quando la sposto ha una delle due zampine che si muove, quindi secondo me è ancora viva. In letargo. Mamma mia. È in letargo o in agonia? Le cavallette. Se è in agonia da 5 giorni. Allora. Penso che sia andata eventualmente. In autunno. Scusa, ma adesso sei lì con lei? Sì, sono qui, dentro il negozio, però la vedo perché ho il vaso qui fuori. Allora, andiamo un attimo lì, allora vediamo un attimo. Io nel frattempo sto leggendo che effettivamente le cavallette nei periodi freddi restano immobili nei loro ricoveri. Ah, ecco. Ecco, allora io... Che nel suo caso è una coperta di sabbia. Scusami, sì. Tu hai una bussola? No. Perché? Che domanda è? No, perché dovrebbero essere deposte con esposizione a est e a sud. Allora, puoi scaricarti la bussola dal telefono. Ok. Non dopo. Ci sono ristagni idrici, eh? No, non ci sono. Ok. E la diapausa? È la diapausa. Noi abbiamo la premenopausa. Lei è in diapausa, però lei poi passa. Quindi la Geltrude al momento è rincoglionita, ma sta svernando, capito? Ah, va bene, ok. Ma se ha preso da me, allora ok. No, ha preso anche da noi moltissimo. No, a posto direi. Direi che è a posto. Ma okay, però non ha più le zampe, quella roba lì è strana, eh? Le ha perse tutte e due, sono vicino a lei comunque. Le zampe? No, sì. Le ho messe vicine. Ma scusami, perché secondo te Sabrina se ne rimette? Magari, non lo so. Allora, le cavallette hanno 3 paia di zampe. Tu quante gliene hai messe vicino? Due? Allora, due. Dovrebbe averne ancora 4. Ma guarda un attimo se alle cavallette ricrescono le zampe. Allora, qua dice, le prime due sono semplicemente ambulatorie e servono per la locomozione, mentre il terzo paio è saltatorio e presenta un femore molto sviluppato. Okay. Ha perso quelle più lunghe, penso, quelle più grandi. Oh, mamma mia. Sì. Oh, mamma mia. Allora, attenzione, lo fanno di mollare le zampe come strategia di difesa, lasciando una parte non vitale, per esempio un arto, la coda, al predatore. Mentre la parte abbandonata continua a comportarsi, a contrarsi, distraendo il predatore, la preda è libera di fuggire. La parte monca è destinata a ricrescere. Grande! Allora vedi, allora la salverò. Sai che io invece sto leggendo che... Ecco. No, è giusto che allora, la Sabrina sto leggendo che la zampa non può più ricrescere, probabilmente è arrivata a fine vita. Però aspetta, cioè stiamo leggendo adesso. Si muove. Sta leggendo così. Adesso la puoi toccare un attimo e vedere se si muove? Aspetta, un attimo. Prenderanno per scema. No. Vedi che si muove un po'. Si muove la zampina, quella che ha davanti. Ok. Ma viva. Cioè, io mi fido. Comunque, se non hanno altre ferite, le cavallette possono saltare anche con una zampa sola. I fiori che ho qui davanti, quindi no. Dai, siamo a posto. Allora, dai. Ormai, Dice che quando svernano loro si avvicinano alle case per trovare rifugio. Quindi tu sei stata veramente pazzesca. Geltrude? Geltrude. Fra, prendi il microfono e parla con la tua vocina, Aspetta allora, che c'è il sussurratore di Mice. Ma la sabbia sopra non sarebbe il caso di levarla? Ma però gli fa un po' da protezione al freddo. Freddo. O fargli una copertina di lana. La testa è fuori, respira comunque. Ma se vuole muoversi come fa con la sabbia sopra? E tanta non ha le gambe. Sabbia. Non ha più le gambe. Gliela messa lì vicino, ma per il momento non sono rinate. Non può farla di lana la copertina? Ecco, quello sì. Ah, va bene, mi metterò a farla di lana. Anche sì. Cashmere. Sì. Va bene. Sì, piccola, non è piccola. Che devi fare una roba... Quanto sarà lunga lei di suo? Sarà un 5 centimetri. È di quelle grigie o di quelle verdi? Quelle grigie, quelle... Un po' più scorzona. Sì.
hai risolto il regalo di Natale per Gertrude. Quello ci siamo, dai, una copertina e siamo a posto. Benissimo. Grazie Sabrina. Aggiornaci. Ci fai sapere, per favore? Assolutamente sì. Ok. Noi faremo sapere tra poco come è andata alla ragazzina che abbiamo sentito ieri, che doveva incontrare le macchinette del caffè della scuola, il ragazzino della terza E. Vabbè, vedo questo l'ora. Per dire, aggiornamenti vari. Un bacio Sabri. Ciao. Radio DJ, la trovi anche in podcast. 18:35, Radio DJ, stasera io e la Vale siamo alle prese con un argomento che è molto piaciuto. Sì, davvero. Molto molto piaciuto, e cioè non gli davo 100 lire, alla fine mi sono affezionata. Sì. È piaciuta anche molto l'ultima questione affrontata, quella di una cavalletta che probabilmente è letargo. E all'ascoltatrice che abbiamo appena sentito abbiamo consigliato, siccome lei aveva fatto una coperta di sabbia, di fare una copertina di lana di cashmere. Consigliano invece una copertina di foglie secche, non umide. Della paglia, della... Va bene. Partiamo da un audio? Sì, aspetta, che lo punto. Ciao Donatella da Padova. La prima puntata di Big Bang Theory, tanto suggeritemi dagli amici, le guardavo allibita. Alla fin fine, alla quinta, sesta, le apprezzo così tanto che la trovo la serie più divertente. Oddio, che stupenda. Che io abbia mai visto. Ecco, la Donatella al telefono. Ciao Donatella. Ciao ragazzi. Praticamente, ecco. Cioè, i tuoi amici ti dicevano: guarda Donatella, guardala perché è bella. E tu no, non ti piaceva. No, poi quando la guardavo mi dicevo: sono imbecille perché proprio non ci capisco nulla e manco mi piace. Okay. Adesso ogni volta che posso me la guardo dall'inizio alla fine. Oddio. La trovo geniale. Vedi? Ma scusa, però ti ha pagato il fatto di essere un po' caparbia, cioè comunque ti sei fidata, le hai guardate, perché altrimenti non partiva questo innamoramento. No, certo. Io ascolto sempre i consigli. Ecco, però brava. Ti dico, le prime quattro puntate hai detto: ma cos'è sta roba? Tagliato fuori dal mondo. Poi hai conosciuto mano a mano i personaggi, hai capito le dinamiche. Hai un personaggio preferito, Donatella? No. Ovviamente la mia preferita è la donna di Sheldon. Ok. Perché è brutta, perché ce li ha tutte. Tipo noi. Tipo me. Oddio. La riconosco. Ma no, senti, ma scusami, ma tu dove vivi, Donatella? Di dove sei? Io sono di Padova, però vivo in una RSA per disabili adulti. Ok. Ma lì in zona Padova? Sì, Padova. Ok. E quindi hai la tua televisione e ti puoi guardare quello che vuoi. Sì. Mica male. Top. Ma sei riuscita a coinvolgere qualcuno, qualcuna, a vedere la serie con te? No, sai cosa? Ho scoperto dopo che Chuck Lorre ha prodotto anche Mamma e anche Due Uomini e Mezzo, e quindi mi sono guardata anche quelle due serie. Perché hai scoperto il regista e ti piace? Chiaro. No, ma dico, lì nell'RSA non c'è nessuno che le guarda con te ste puntate? Allora, non mi dite a ridere, perché qua nell'RSA dice assolutamente Rai 1. Ma sai perché? Perché tolta te, sono tutti vecchi. Tolta te, sono tutti vecchi. No. Hanno la mia... Io ho 62 anni e ci siamo in una decina che giriamo intorno alla mia età. Sì. Ma lo stesso, tu vai in sala e c'è Moloch, Rai 1. Che è dolce verso. E non sei riuscita a portarti nessuno di là a vederti le puntate di Big Bang? Il mio vicino di camera sì. Perché è più bello vederle con qualcuno, no? Cioè, no, ma comunque sei qua, devi dividerti tra Rai 1 e il tuo mondo. Tu entri in sala, ti becchi tutti gli omicidi dalle 8 di mattina a mezzanotte. Una meraviglia. Ma scusa, ma a un certo punto durante pranzo non scatta invece Forum?
No. Solo Rai 1. La cosa stupenda è che quando io dico che c'è un bel giallo, un poliziesco, No. Non mi piacciono, mi fanno paura. Le abitudini nelle persone però sono dei riferimenti importanti, capito Donatella? No, in alcuni. Sì, ma gli omicidi veri, perfetto. C'è proprio i ricchi che vedono dal salotto il male altrui, ecco. Invece. E invece a te fa ridere Big Bang Theory, quella lì fa ridere. Ma infatti è carina, è molto carina. Senti, ma che piacere averti conosciuto, Donatella. Ma dico una cosa che prendete come super complimento. Mm. Mi manca il lockdown solo per quanto mi siete entrati nelle vene. Amore mio. Con voi tre è stato fantastico. Veramente. Senti, ma noi possiamo richiamarti poi la settimana prossima per scambiarci gli auguri di Natale, quelle robe là, ti va? Quando vuoi. Dai. Volentieri. Dai, allora con grande piacere. Vi seguo ovviamente da anni, per questo. Diciamo che però il lockdown è stato un momento, lo so. È stato un momento strano, però per alcune cose, perché vogliamo sempre vedere il bello nelle cose, anche quelle brutte. Ci ha molto uniti, è vero. Mi tiro su di morale dicendovi che noi con febbraio è il terzo anno che non usciamo da qua. Ma sai che sta scrivendo in tanti, anche per esempio una Valeria che dice vorrei vedere la serie con la signora Donatella. Ci sono tanti che ti sta scrivendo dei messaggi di affetto, tantissimi. Comunque, sì, perché guarda, veramente qua c'è stato penso che la cosa che farò quando riapriranno l'RSA, sì, mi ubriaco. Ma io voglio esserci. Ti mando la Vale. Ti mando la Vale. Dai, allora. Chiamerò. Quando riapro tutto vi chiamerò. Ecco, dai. Noi saremo qua per te. Comunque ci sentiamo la settimana prossima per gli auguri, Dona, ok? Certo, volentieri. Un abbraccione. Anche noi di brutto proprio. Ciao, Dona. Un bacione a tutti. Ok, ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Abbiamo conosciuto un'ascoltatrice di 14 anni che è stata protagonista di una gag che è proprio da serie Netflix teenager totale. Sì. Velocemente, Vale. Era all'intervallo a scuola, proprio ieri mattina, davanti alle macchinette dei superiori, sì. Sì, davanti alle macchinette degli snack. Si avvicina, cioè di fianco a lei un gruppo di ragazzi tra i quali spicca un tipo che si avvicina a lei. Mentre si avvicina a lei gli amici dicono oh guarda che c'è la tipa. Lui si avvicina a lei per chiederle 15 centesimi, che gli mancavano, per prendere qualcosa. E le chiede di che classe fosse, lei dice prima G, al momento poi di salutarsi lei dice sì però io i 15 centesimi li voglio, tu di che classe sei? Lui la guarda sornione, si allontana, percorre tutto il corridoio, quando sta per svoltare le grida terza E! E noi da lì non pensiamo ad altro, ma non io e la Vale, tutti gli ascoltatori sono arrivati tipo 50 messaggi per sapere oggi che cosa è successo. Francesca, ci sei? Sì, ci sono. Ciao. Oddio. Allora, mi sono attenuta al mio piano. Che era quello di non andare alla stessa macchinetta, andare a un'altra. Non rimanere nella mia classe per aspettarlo, ma andare da lui quasi alla fine dell'intervallo. Esatto. Sono andata da lui. E nulla, lui era lì con penso quasi tutta la sua classe, l'ho guardato per fargli capire che ero io, lui mi ha riguardato, ci siamo guardati per un bel po' finché non ha sorriso, con un sorrisino che diceva sia tipo sei bellissima che i tuoi 15 centesimi non li rivedrai mai più. Che furbo. E per questo è un gioco che adesso si è innescato tra voi due, il gioco dei 15 centesimi. Ciao. Perché io voglio lui tanto quanto i miei 15 centesimi. Ma i 15 centesimi, chi dai, se ne frega. Però è bello che lei tenga questa parte. Sì. Come ti sei vestita alla fine? Che accessori hai messo? Allora, avevo su dei pantaloni a zampa neri,
un maglioncino a maniche corte con il collo alto. Beh. E gli UGG. Poi dopo avevo il trucco di classe, era la camicia di pelle sopra aperta. Madonna, voglio copiarti il look. E degli orecchini con le stelle. Truccata? Sì, come al solito, solamente mascara un po' di fondotinta. Ok, ok. Beh, vabbè. E quindi prossima mossa? Prossima mossa è... Allora... Perché adesso bisogna, cioè, ora non possiamo sbagliare, eh? Il prossimo passo è quello buono. Esatto, innanzitutto la prossima cosa da fare è scoprire gli suoi orari. Sì. Perché così sono sicura di beccarlo nelle ricreazioni. Certo, certo. E no dai, spero di riuscire a parlargli, perché proprio era lì con tutti, sarebbe stato strano. Sì. Sì, però magari non fare però quella che, cioè, che scoprendo i suoi orari ti fai trovare sempre in un angolo pronta a guardarlo. Vedere, tu devi portare lui a cercare te. Sì. No, nel senso che tipo oggi sono andato a cercarlo anche durante la seconda ricreazione, ma non c'era. Aspettiamo a cercarlo anche un po', esatto. No? Sì, dobbiamo un po' trattenerci. Io domani non lo cercherei, per esempio. Anch'io. Esatto, cioè farei sentire la mancanza, hai capito? Esatto, se lo becco bene, se no pace. No, sì, però non andare a cercarlo, no e non cambiare le tue abitudini, nel senso, tu fai il tuo domani, fai il tuo quello che faresti abitualmente. Cosa fai? Vediamo tu se in lui ricreazione normalmente, niente. Allora, di solito ricreazione faccio il giro sul mio piano, che è dove c'è lui. Poi dopo scendo e faccio il giro di tutti i piani sostanzialmente, quindi... Fa la ronda. Sei in carcere. No, perché... Allora d'aria. Perché io siamo tipo 6-7 amici nella mia scuola. Cioè beccate. Certo. Okay. E quindi allora fai il giro senza andare dove lui domani. Ok. Dai, e poi ci aggiorniamo, ok? Certo. Alla grande. Fra, che piacere averti conosciuta, ci sentiamo prestissimo. Appena hai aggiornamenti, scrivici, Certo, assolutamente. Okay. Poi ti chiedo dove hai trovato la camicia e le copelle. Ok, vabbè, ma te lo dico io. Ok. Un bacio, ciao. 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 Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. A chi va Valentina? Va a Valeria, che ci scrive, perché noi abbiamo chiesto, e trovate tra l'altro il form ancora attivo su dj.it, qual è stato il regalo più bello ricevuto o fatto. Certo. Valeria ci scrive: il mio regalo più bello ricevuto sono un paio di ciabatte che mi ha regalato mia nonna una decina di anni fa. Lei non aveva molti soldi, ma ha voluto regalarmele ugualmente. Le tengo come se fossero oro. Amore. Ho partorito entrambi i miei figli con addosso quelle. Ora, nonna, non c'è più, le ciabatte sono rotte, ma sono sempre nel portascarpe quando le guardo sorrido. Certo, sì. Stanno là. E hai vinto il cofanetto Boscolo, un giorno in cantina, praticamente un giorno da viversi in una delle centinaia, migliaia di cantine d'Italia, degustando i migliori vini. Ecco, quelle cantine lì, non le cantine qualunque. No. E a proposito di questo, è inutile che ti dica Vale quante persone hanno espresso il desiderio di ubracarsi con la Donatella. Vabbè. Un effetto per la Donatella che esplode il nostro sistema di messaggistica. Ma ne stiamo addosso, No, non la vogliamo, ma neanche. Va bene, allora ragazzi, un ultimo messaggio per salutarci? Sì. Perché la puntata era partita così, poi invece... No, ma decolla. Vado? Sì. Ciao Pinocchi, io e mia moglie siamo affezionati a un vasetto di cipollini in agrodolce, scaduto ormai nel 2016, ma che non riusciamo a buttare via dal frigorifero perché è un ricordo di quando eravamo fidanzati. Ciao. Questa ciao. È la gente che ci siamo meritati. Noi li adoriamo, noi perdiamo la testa, anche per molto meno, Sì. Anche per qui è lì a livelli altissimi. Alti, sì. Appuntamento domani. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.